lavoro che ho portato avanti in questi mesi nel comune di Brugherio era incentrato sullo studio dell'immigrazione durante tutta la storia del comune. Questo studio è stato portato avanti grazie all'analisi della documentazione presente in archivio e in particolare mi ha permesso di studiare il periodo che va dal 1897, primo anno per cui sono riuscito a reperire la documentazione, fino all'anno del centenario del comune, quindi il 1966. Per questo periodo il lavoro si è basato sulla documentazione, quindi le pratiche che venivano portate avanti singolarmente dai nuclei che si trasferivano a Brugherio e sui registri di immigrazione che venivano tenuti dai funzionari comunali a partire dal 1922. Questo lavoro si è diviso, si può dire, in quattro periodi principali. La prima parte, che va dalla fine dell'Ottocento fino all'era fascista, si può così dire, questo è dovuto al fatto che per questo lasso di tempo non esistono dei registri anagrafici tenuti secondo un regolamento che è stato appunto applicato e è uscito in quegli anni, che prevedeva l'iscrizione di tutte le pratiche su dei registri forniti ai vari comuni. Le due caratteristiche che possiamo riscontrare in questo periodo è la presenza, ovviamente, nella maggior parte dei casi, di famiglie contadine che si spostano dalle grandi cascine della zona nel territorio di Brugherio e il ritrovamento all'interno di questi fascicoli della documentazione relativa agli esposti, cioè tutti quei bambini che non erano stati riconosciuti da nessuno dei genitori e che venivano lasciati alle dipendenze dei brefotrofi qui a Brugherio nell'arco di questo trentennio citato. Si possono trovare diversi casi di bambini che vengono affidati a famiglie in questo comune. La seconda fase del mio studio si svolge nel periodo tra gli anni 20 e gli anni prima della Seconda Guerra Mondiale. Sono gli anni in cui il fascismo prende piede in Italia e la dittatura porta a degli sviluppi anche nella burocrazia comunale. In questo periodo c'è l'introduzione dei registri che hanno facilitato di molto il mio lavoro perché si ritrovano anno per anno separati tra immigrati ed emigrati, segnalate tutte le pratiche che hanno portato quindi i vari nuclei a stabilirsi a Brugherio. In questo periodo di tempo avvengono in Italia, in particolare nella zona di Brugherio del Milanese, degli sviluppi che porteranno all'impianto di nuove aziende, nuove industrie a livello artigianale e soprattutto tessile, come per esempio il caso della Marzotto. L'introduzione di queste nuove aziende artigiane e tessili portò quindi a Brugherio nuove masse di lavoratori che erano attirati da queste possibilità di lavoro, in particolare dalla Lombardia orientale, quindi dalle valli bergamasche, la Valtellina e la provincia bresciana, la provincia di Vicenza e in particolare il comune di Valdagno, sede della Marzotto che qui trasferì parte dei suoi stabilimenti, diedero a Brugherio un gran numero di famiglie e a tutt'oggi si può riscontrare nella presenza di cognomi di origine veneta nella popolazione comunale. Una problematica che viene riscontrata purtroppo negli anni 30 anche attraverso la documentazione è l'introduzione in Italia delle leggi razziali. Nei fascicoli degli anni 30 si possono ritrovare moltissime circolari della prefettura che intimano i funzionari di fare tantissime ricerche sulla popolazione affinché venissero segnalate tutte le persone e le famiglie di discendenza o, come veniva detta allora, razza ebraica. In questo senso è interessante anche ricordare la figura di Giacomo Bassi, un funzionario comunale che lavorò a Brugherio fino al 1942 e che non denunciò mai la presenza di nessuna famiglia di origine ebraica, ma che venne ricordato soprattutto per il suo gesto eroico che compì quando lavorava per il comune di San Giorgio su Legnano e nel quale salvò una famiglia di ebrei milanesi nascondendoli dai fascisti fino al 1945, quindi alla liberazione. L'incremento costante della popolazione degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30 ebbe un brusco calo dopo il 1938 con l'entrata in guerra dell'Italia. Un evento interessante del 1939 è il trasferimento della casa di cura Villa Fiorita dal comune di Niguarda, che poi venne incluso in Milano, al comune di Brugherio. In particolare la sede venne stabilita in Villa Fiorita, che è l'attuale sede del comune che si trova alle mie spalle. Tra gli ospiti illustri di Villa Fiorita va ricordato assolutamente l'artista De Pisis, che soggiornò qui per alcuni anni e di cui rimane traccia tuttora con gli edifici ancora intitolati a lui all'interno del comune.
Un altro elemento che è stato ritrovato nel fascicolo del 1942 è il registro degli sfollati. Tiene traccia di tutte le persone che dopo i bombardamenti, soprattutto dell'ottobre 42 a Milano, dovettero essere sfollati nelle campagne della provincia e molti di essi vennero accolti qui a Brugherio, e su questo registro troviamo indicazione del capofamiglia, del numero di componenti, la data di arrivo, la casa dove vennero ospitati e la data di ritorno a Milano. Terzo elemento interessante, e questo soprattutto nei primi anni della ricostruzione, è l'arrivo a Brugherio di moltissimi rimpatriati. Un aspetto interessante è la presenza, per coloro che provenivano dalla Libia, di documenti bilingue, in quanto anche dopo l'indipendenza alcune delle municipalità libiche decisero, per facilitare anche i rapporti con le istituzioni italiane, di produrre la documentazione sia in lingua italiana sia in lingua araba. Dopo la ricostruzione avvenuta nella fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, si ebbe in Italia un boom economico che travolse in pieno anche tutta la zona della Brianza e dell'Interland milanese. In questo senso anche Brugherio si vide uno sviluppo economico e industriale che portò al passaggio dalle tradizionali piccole e medie aziende artigianali e tessili all'impianto di grossi impianti anche siderurgici, tra cui per esempio la Falck. Interessante nel 1960 la nascita a Brugherio del villaggio Falck, una prima esperienza in Italia di quelli che dovevano essere i villaggi industriali, in cui i dipendenti di un'azienda non solo vivevano, ma avevano a disposizione altri servizi all'interno dell'area a loro adibita. La provenienza di questi operai era ristretta quasi solamente alla Lombardia. In effetti queste famiglie provenivano dai comuni dell'Interland, quindi Cologno, Monza, Sesto San Giovanni e in minima parte dalle zone ancora di Bergamo, di Brescia e di Sondrio. Il secondo aspetto invece interessante di questo periodo è che si discosta un po' da quello che avevamo citato per quanto riguarda Brugherio, in cui la maggior parte delle immigrazioni era locale o comunque circoscritta alla Lombardia. Nel caso di tutte le altre immigrazioni si vede in questo periodo, dalla fine degli anni 50 in poi, una sorta di policentrismo che allarga gli orizzonti dell'immigrazione, portando a Brugherio moltissimi nuclei familiari provenienti dal sud Italia. Tra questi centri vanno assolutamente ricordati Resuttano, che diede il maggior numero di persone al comune di Brugherio durante quegli anni e di cui anche oggi rimane una forte comunità con un'associazione all'interno del comune. Dopo i grandi numeri, quindi degli anni 60, la situazione si protrasse fino agli anni 80 in maniera sostanzialmente uniforme, e per poi passare agli anni 90 e alla situazione odierna, in cui si è passati da un'immigrazione prevalentemente, anzi quasi totalmente italiana, all'arrivo invece di un gran numero di stranieri. Di circa 35.000 abitanti che al giorno d'oggi abitano a Brugherio, quasi il 10% è di nazionalità straniera. I gruppi nazionali più rappresentati tra l'odierna popolazione brugherese è quello dei rumeni, con oltre 550 persone, quello degli albanesi con quasi 300 e gli ucraini con 175. In definitiva, dopo questo breve excursus sulla storia dell'immigrazione a Brugherio, possiamo dire che sicuramente il comune di Brugherio e soprattutto la sua popolazione seppe includere nel suo sviluppo sociale anche tutti questi gruppi di persone che anche culturalmente potevano essere diverse, e si spera che questa integrazione che è stata portata avanti nel passato diventi uno stimolo per portare avanti, nonostante le problematiche odierne, questa integrazione.